Dopo la chiusura delle manifestazioni di interesse per l'area di crisi complessa Campo Chiaro Venafro, giungono le riflessioni della UIL Molise. Il futuro dei lavoratori dello zuccherificio di Termoli è al centro di un incontro a Campobasso con il presidente del Consiglio regionale Vincenzo Cotugno. In calo nella provincia di Isernia i reati predatori, in aumento invece gli arresti e le denunce a piedi libero. I carabinieri Pentri tirano le somme. Per la seconda domenica consecutiva la formazione del tecnico Alessandro Del Grosso mantiene la vetta della classifica nel girone F della Serie D. Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. A poche ore dalla chiusura delle manifestazioni di interesse per l'area di crisi complessa Campochiaro Venafro, giunge una nota di riflessione da parte della UIL Molise. Sono chiuse da poche ore le procedure che hanno consentito agli imprenditori di manifestare il loro interesse ad investire nell'area di crisi complessa che va da Campochiaro a Venafro. Siamo giunti dunque al punto giusto per comprendere meglio gli interventi da fare e i supporti economici e organizzativi necessari a rendere praticabili gli insediamenti delle attività economiche che possono far ripartire l'economia e offrire le migliori opportunità occupazionali. Questa è la premessa utilizzata dalla UIL regionale a commento della chiusura del percorso propedeutico alla concreta realizzazione degli interventi sull'area individuata. Pare che le manifestazioni di interesse raccolte da Invitalia, afferma la UIL in una nota specifica, siano centinaia, diverse centinaia, molte di più di quante i più ottimisti si aspettavano. Dunque si compie la speranza di un buon risultato, ora ci si affida ad un percorso positivo. La prima lettura è che oggi gli imprenditori ritengono interessante venire ad investire nel Molise. Occorre adesso molto impegno. Si afferma infatti che bisogna esaminare tutti quegli atti i quali, pur non essendo vincolanti né per le imprese né per la Regione, il Mise o Invitalia, devono consentire di capire che aria tira, quali le situazioni che possono muovere e decidere così quali orientamenti dare agli investitori e soprattutto quale modello di sviluppo si deve programmare nei territori interessati dall'area di crisi complessa. Dalla UIL si afferma che il sindacato va coinvolto nelle riflessioni e reso partecipe delle decisioni. Incontro interlocutorio nella sede del Consiglio regionale sul futuro dei 71 lavoratori dello zuccherificio di Termoli. La politica cerca strade alternative alla produzione bieticola. Istituzioni, sindacati e lavoratori sono alla ricerca di nuove strade per salvare l'occupazione delle 71 unità dello zuccherificio termolese. Le maestranze hanno terminato, stanno per terminare il periodo di ferie, dopodiché se non ci saranno soluzioni rapide si aprirà lo spettro del licenziamento. Da un lato il governo regionale cerca ancora imprenditori intenzionati ad accollarsi alla società per mantenere la produzione dello zucchero, ma anche per svoltare definitivamente pagine e abbandonare il comparto saccarifero. Finora però tutti i bandi sono andati deserti. Dall'altro lato è ancora aperta la speranza di provvidenze pubbliche del governo nazionale e misure di sostegno alle industrie in forti difficoltà. C'è un bando, bisogna rispondere al bando, che è aperto a chiunque voglia partecipare, e subito dopo chi acquista deve in qualche modo ragionare con la regione e capire se vuole produrre zucchero. Zucchero ed altro solo altro, ce lo siamo detti da sempre, le cose non è che possono cambiare da un giorno all'altro. Per 13 bandi nessuno ha risposto, speriamo che il prossimo possa essere quello giusto. I lavoratori sono stati nel corso del
tranquillizzati e noi vorremmo capire in che maniera. Poi siamo pronti, come abbiamo sempre fatto, a dare anche nostri suggerimenti su alcune idee per mettere all'impiedi dei percorsi necessari a fare in modo che si possa trovare la ricollocazione di questi lavoratori. Però è necessario che anche lì sia presa. Fino al 23 novembre l'agitazione dei dipendenti di Poste Italiane, i quali anche dal Molise parteciperanno alla grande manifestazione nazionale a Roma prevista per il prossimo 4 novembre in concomitanza con lo sciopero generale della categoria. Dal 24 ottobre fino al 23 novembre è proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori postali che annunciano già da adesso parteciperanno anche dal Molise alla grande manifestazione di Roma del 4 novembre organizzata insieme allo sciopero generale dell'intera categoria. Lo comunica il segretario interregionale Abruzzo-Molise della CISL Poste Antonio D'Alessandro. Nella specifica nota si pongono le attenzioni sulle varie contrarietà che sono molteplici e sicuramente considerate gravi dalle organizzazioni sindacali. Uno stato di contrasto riguarda il processo di completa privatizzazione aziendale, attualmente solo congelato, da parte del governo che non ha ancora ritirato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'avvio dell'intera fase di svendita di Poste Italiane, la più grande azienda di servizi del Paese. Altro momento contro è lo scadimento di servizi e crisi di interi settori produttivi che si basa anche su un impianto di relazioni industriali privo del requisito fondamentale di lealtà e di buona fede, orientato, afferma D'Alessandro, ad emarginare l'intero movimento sindacale all'interno di Poste Italiane. Un insieme di problemi con l'azienda che non distribuisce adeguatamente il lavoro e l'occupazione nei territori, dove quasi 13.000 risorse part-time, 80 in Molise, che da anni aspettano la trasformazione del loro contratto contro una mobilità bloccata da tempo. Si chiede soprattutto un maggior rispetto per l'intero territorio molisano, dove la situazione complessiva dei servizi offerti si nota e si afferma è assolutamente peggiorata. Massimo Giaccari in rappresentanza del settore industria e Liberato Russo in rappresentanza del settore artigianato, nuovi vicepresidenti della Camera di Commercio del Molise. Una duplice elezione, ha spiegato il vertice Paolo Spina, fondamentale per rappresentare l'intera regione. La sinergia tra istituzioni e mondo delle associazioni e delle imprese, ha aggiunto, deve rappresentare sempre più un fattore decisivo per proporre misure efficaci che possano essere alla base di un rilancio del territorio. Ed il Comune di Campobasso ricorda che sono aperte le iscrizioni per usufruire della mensa scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia e le primarie. Il Comune invita le famiglie interessate ad effettuare l'iscrizione compilando il modulo adatto disponibile nelle scuole o allo sportello unico della persona del Comune in via Cavour 5, dove potrà essere consegnato da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 16 alle 17.30. Il Comitato Pro Trinnina Abruzzo e Molise con una nota intende informare la nullità degli addebiti a carico degli eventuali automobilisti molisani che sono stati multati nel mese di settembre a cura del comune di Doiola e relativa alla strumentazione autovelox sul tratto di strada della statale 650 denominata Fondo Valle Trigno. La cronaca, i carabinieri di Isernia tirano le somme delle attività svolte nei primi 9 mesi del 2016, in aumento arresti e denunce, diminuiti invece i reati predatori. Vediamo. Come evidenziato in una recente statistica sul fenomeno della criminalità in Italia pubblicata da Il Sole 24 Ore, Isernia si conferma una delle province più sicure del paese e questo anche grazie all'attività svolta dalle forze dell'ordine. Un impegno costante che dal 1 gennaio al 30 settembre del 2016 in particolare ha visto impegnati i carabinieri pentri su 1.204 reati denunciati, pari a quasi l'80% di tutti i delitti nella provincia isernina. Da un'analisi più dettagliata, denunciati all'arma 441 furti, 46 in meno rispetto allo stesso periodo del 2015, registrate poi 143 truffe e frodi informatiche, in calo del 7% rispetto ai 7 casi di violenza sessuale dello scorso anno,
solo uno nei 9 mesi in esame. Meno 28% gli incendi, 18 nel 2016, 25 in passato. In aumento invece gli arresti. In totale i carabinieri ne hanno eseguiti 58, 4 in più rispetto al 2015. Lo stesso per le denunce, più 3%, sono state 585. Insomma, un'azione costante messa in campo dagli uomini dell'arma su tutto il territorio della provincia di Isernia, attuate nuove strategie di controllo dell'area attraverso servizi coordinati e l'impegno di un maggior numero di personale ridotto per quanto possibile negli uffici. E il prefetto di Isernia ha ricevuto stamani nell'ufficio territoriale del governo il questore della cittadina Pentra, accompagnato dalla dirigente della squadra mobile e da alcuni dei suoi uomini ai quali ha espresso il proprio plauso per i risultati recentemente conseguiti e in particolare per l'attività di indagine che lo scorso fine settimana ha condotto all'arresto di un giovane isernino in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. All'esito di una perquisizione domiciliare lo stesso è stato trovato in possesso di 22 grammi di cocaina che deteneva in un locale della propria abitazione adibito a deposito. Sarà presentato alle 18 di oggi a Palazzo Colagrosso di Boiano il calendario delle attività, corsi ed eventi della campagna Vivi Emozioni Libere. Un'agenda fitta di appuntamenti di un team tutto al femminile che lavora con i giovani con l'obiettivo di fornire competenze in grado di supportare i ragazzi ad orientarsi nella vita e nel lavoro. Nel programma anche l'avvio di un servizio di accoglienza, orientamento e supporto in favore dei molisani nel mondo che fanno ritorno in Molise. Slitta a domani Unimol Art Festival, l'iniziativa di beneficenza a favore dei terremotati del centro Italia. Appuntamento sempre a Campobasso dalle ore 18 alle 24 al secondo edificio polifunzionale dell'Ateneo Molisano ed esibirsi artisti di caratura nazionale. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Cielo coperto e piogge sparse oggi sulle zone interne del Molise. Dalla sera sensibili miglioramenti atmosferici e cielo parzialmente stellato. Le temperature sono comprese tra la minima di 9 gradi a Campobasso e la massima di 16 a Termoli. Ventilazione debole variabile, poco mosso l'Adriatico centrale. Domattina sulla regione sono previsti molti spazi soleggiati. Valori climatici in leggero aumento, venti da nord. La caparbietà dell'Agnone riesce ad avere la meglio su un ben disposto Chieti per la seconda domenica di campionato, granata in testa al girone F della Serie D. Mister, il sogno continua di stare in testa al girone, ma quanta sofferenza con il Chieti? Beh, oggi devo dire la verità, abbiamo sofferto ma lo sapevamo, abbiamo visto le partite scorse del Chieti che è una squadra che non molla, ha sicuramente qualche difficoltà, però oggi non ci sono viste queste difficoltà, poi ringrazio pubblicamente il nostro pubblico che ci ha incitato dall'inizio alla fine perché non era facile, visto come noi è andato lo score di queste ultime partite, siamo andati anche sotto contro tra virgolette l'ultima in classifica, ma non penso che la classifica gli dia atto a questa squadra, però il pubblico ci ha incitato dall'inizio alla fine e anche lì siamo riusciti fuori, i ragazzi si sono caricati, poi complimenti pure a chi è entrato perché è entrato bene in partita e abbiamo avuto una marcia in più perché a un certo punto ci eravamo messi 4-2-4 che è l'unico modo per cercare di scardinare la difesa loro perché loro si sono chiusi già dall'inizio inizio partita e abbiamo cercato di giocare al nostro modo, non ci riuscivamo perché ci chiudevano bene, alla fine ho messo 4 attaccanti e ci ha dato ragione. Nei primissimi minuti qualche errore in difesa da parte della sua squadra, un problema più di testa forse? Più che altro sicuramente più di testa, lì dovremmo lavorare tanto, ma abbiamo peccato di ingenuità perché molti palloni sembravano semplici, invece ci siamo da soli messi la croce addosso, ecco, e lì abbiamo rischiato in un paio di occasioni cui Chieti poteva farci male, poi dopo era difficile ritirarsi su, però devo dire complimenti a tutta la squadra perché non era facile giocare contro il Chieti in questa domenica perché comunque ha preso anche molto coraggio il Chieti ultimamente.
Ripeto, i punti che ha il Chieti è zero, è vero che ha zero punti, però non li dimostra e oggi sul campo l'ha dimostrato. Temeva di non vincere questo incontro? No, non temevo di non vincere, e l'unica mia preoccupazione era l'Agnonese direttamente, perché io non mi preoccupo di nessuno, non ho paura di nessuno, non abbiamo paura di nessuno, noi ci preoccupiamo solamente di noi stessi, perché siamo noi quelli che poi andiamo in campo, siamo noi che possiamo fare la differenza in un modo o in un altro. E almeno nei primi 20 minuti del primo tempo la sua squadra non riusciva a trovare le chiavi per scardinare la difesa avversaria, cosa è successo dopo? Abbiamo trovato difficoltà all'inizio, di solito li andiamo a aggredire noi, ma questa volta... Ripeto, il Chieti è venuto qui come se fosse un'ultima spiaggia e ci è venuto ad attaccare subito. Noi abbiamo avuto qualche difficoltà anche indietro, per esempio, nel giocare palla, e loro ne hanno approfittati. Poi dopo, piano piano, che passavano i minuti, abbiamo preso sempre più coraggio, abbiamo cominciato a giocare e dopo si è visto. Dispiaciuto per la sconfitta giunta al 90esimo, ma orgoglioso della prova della sua giovanissima formazione. Sentiamo il tecnico teatino Alberto Mariani al termine della gara. Alberto Mariani, complimenti al suo Chieti, squadra giovanissima che ha spaventato l'Agnone, ma ai molisani tre punti. Credo sia questa la fotografia della partita di oggi. È stata, secondo me, una bellissima partita sotto il punto di vista agonistico e della qualità. Cosa dirai ai suoi ragazzi martedì alla ripresa degli allenamenti? No, gliel'ho già detto oggi, non c'è bisogno di aspettare martedì. Gli ho detto che devono stare a testa alta, devono essere fieri di quello che hanno fatto, devono camminare a testa alta e da martedì riprendiamo... Riprendiamo come abbiamo sempre fatto, con grande voglia, con grande passione. Stanno diventando veramente un gruppo forte, cosa che chiaramente non potevamo avere all'inizio. Noi siamo partiti il 22 agosto, 23 agosto, e quindi in teoria oggi dovevamo giocare la prima partita di campionato, per quello che è il periodo che passa tra l'inizio della preparazione e la prima di campionato. Invece abbiamo giocato già la sesta e l'abbiamo persa, quindi adesso dobbiamo rimboccarci le maniche, però con fierezza, con orgoglio, perché questi ragazzi hanno dimostrato, hanno difeso i colori e hanno messo tutto quello che avevano, e quindi io sono veramente orgoglioso oggi di quello che hanno fatto. In Ungheria, per la Spar Budapest Marathon, tra i poco meno di 5.000 atleti partecipanti, anche tre tesserati con l'atletica Venafro. Il migliore è stato Claudio De Filippis, che ha chiuso i 42 km in 3 ore e 22 minuti. Sempre a Budapest, Valentina Migliori, sulla distanza di 30 km, ha chiuso con il tempo di 2 ore e 13 minuti, classificandosi ottava assoluta. A Troia, in provincia di Foggia, e infine secondo posto tra gli M65 nella Corrieca, per Giuseppe Lombardi della Podistica Castellino, prova competitiva sui 10 km. Molti campi da calcio in Molise sono stati realizzati in erba sintetica. Una ulteriore spinta a migliorare l'impiantistica sportiva ci sarà per il prossimo triennio. Presidente, negli ultimi anni molti campi, molti paesi del Molise hanno migliorato la propria impiantistica sportiva, soprattutto in eccellenza, promozione, ma anche in prima e seconda categoria. Si vedono molti terreni in erba sintetica, nulla a che vedere con i campi polverosi degli anni passati. Lei, che è alla guida, al vertice del Comitato regionale da 21 anni, come è cambiato, quindi non solo dal punto di vista dell'impiantistica sportiva, ma come è cambiato il calcio molisano? Cambiato molto, credo in meglio sicuramente. Sull'impiantistica sportiva ci sono stati degli interventi importanti circa 10 anni fa, dove hanno cambiato proprio il colore. Noi vediamo l'immagine anche in televisione, che praticamente non vediamo più soltanto bianco e nero sui campi, ma vediamo immagini colorite che fanno bene a tutto il sistema. Attualmente c'è la possibilità, l'opportunità di un ulteriore intervento che è rientrato nel patto per il Sud, una cosa voluta anche dalla federazione, un intervento cospicuo che sarà spalmato in 3 anni, che sicuramente potrebbe completare questo processo. Il calcio è cambiato molto anche dal punto di vista sociale, agonistico. Io credo e ritengo che sia
una parte importante dell'attività anche sociale della nostra regione. In tante comunità resiste soltanto la squadra di calcio. Ecco, lei l'accennava, una regione piccola che soffre una nuova forma di spopolamento e di emigrazione, quindi quando parliamo di spopolamento, di lavoro, vanno via i giovani. Il calcio, lo sport sta pagando in negativo questo trend economico e sociale del Molise? Sì, ne risente, il calcio anche risente di questa problematica, ne risente fortemente, cioè in alcune occasioni anche mortificante, dove ci sta la volontà di un gruppo di giovani che vogliono continuare a fare attività calcistiche e poi si girano dietro l'ancolo e vedono che mancano i numeri. In qualche occasione riescono ad aggregarsi con qualche comunità vicino, in altre occasioni purtroppo la società muore. Noi siamo molto attivi sul territorio, cerchiamo di sollecitare qualsiasi forma per poter far resistere la squadra di calcio nel proprio paese. In alcuni casi ci riusciamo, in altri no, i numeri stanno reggendo, però stanno reggendo con qualche numero in meno. Martina Iacampo vince il campionato italiano slalom in campo femminile per la seconda volta in 6 anni. La driver campobassana della Molise Racing sale sul gradino più alto del podio in provincia di Catanzaro, lasciando il secondo posto a Emilia Covello, terza classificata del femminile Jessica Tommaselli su Fiat 600. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.